Benvenuti in un nuovo video di Wine Food Rec. Oggi andremo a degustare un vin santo prodotto nel Chianti. Questo vino ben si sposa ai dolci tipici natalizi, ma andiamo a vedere tutti i dettagli durante la nostra recensione. Il vino che abbiamo selezionato oggi per questo video natalizio è un vin santo del Chianti Classico Castello di Uzzano 2011, prodotto ovviamente in Toscana. Il formato scelto è una pratica bottiglia da 375 ml che presenta un'etichetta bianca molto classica con uno stile non particolarmente ricercato. Il vin santo è un particolare tipo di vino da dessert di origine molto antiche, prodotto principalmente in Toscana ma anche in Umbria. È un vino passito, cioè che viene ottenuto dalla fermentazione di grappoli scelti di uve Trebbiano e Malvasia, che vengono lasciati appassire su stuoi, cassette o ganci. In questo modo la concentrazione degli zuccheri sale, perché l'acqua contenuta negli acini evapora. La fermentazione, secondo il metodo antico, avveniva in caratelli di legno nei quali veniva conservata la feccia della precedente produzione, la cosiddetta feccia madre, che garantiva la presenza di lieviti resistenti alle alte concentrazioni zuccherine. Oggi invece la fermentazione avviene in botti di legno nuovo con inoculo di lieviti. La fermentazione ed il conseguente invecchiamento in legno favoriscono l'ossidazione controllata del vino. Andiamo ad aprire questa bottiglia di vino e la versiamo nel bicchiere per scoprire tutte le caratteristiche organolettiche. Andando ad aprire la bottiglia troviamo un classico tappo in materiale agglomerato che viene via senza problemi, si presenta senza difetti visivi o olfattivi. Appena si versa il vino nel bicchiere si vede il classico colore ramato dovuto alla caratteristica ossidazione del vin santo. Facendolo ruotare si nota bene l'elevata densità. A livello olfattivo è intenso, i settori principali sono di frutta secca, affumicato e miele. Anche a livello gustativo il vino è avvolgente, morbido e si percepisce in maniera decisa la dolcezza ed il sentore di miele, accompagnato da una lieve mineralità. In bocca è persistente, l'alcolicità alta regala una piacevole sensazione pseudocalorica. Essendo un vino da dessert, viene molto spesso abbinato al classico cantuccino toscano a fine pasto. Quindi potete degustare questo vin santo con i vostri dolci natalizi. Se lo degustate, commentate sotto al video. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Tanti auguri dal team di Wine Food Rec. Alla prossima recensione. Ciao!